Nuovo appuntamento con Morsi di Sicilia, quest'oggi in veste natalizia, diciamo una Christmas edition. E per l'occasione, come vedete, ho preparato due taglieri, non lasciatevi spaventare dalla quantità di ingredienti. Oggi prepareremo insieme una cosa eccezionale, la scacciata catanese. Mi farò dare una mano. Vi mostro subito da chi Ciao a l'ho tutti! E coinvolto. Ecco mio marito, per chi non lo già! dovesse conoscere. Si chiama Sebastiano, conosciuto anche come mio piccolo baccalà, ma così posso chiamarlo solo io. Servirà per la base della scacciata la farina di semola, la farina 00, il lievito, il sale, l'olio, l'acqua. Poi servirà per il ripieno invece la carne macinata di maiale, delle patate, delle cipollette fresche, delle olive nere, dei pomodorini freschi, della tuma o del provolone. Io li ho entrambi, dopo vi mostro perché. Mettiamoci subito all'opera. Ma uno più sopra non c'era? Sto Sebastiano inizia a pelare le patate. Che fai? Io pelando le inizio a fare l'impasto. Per preparare l'impasto, questa volta lo lavoriamo a mano, non in planetario, ma in planetario è molto più semplice. Amalgamiamo insieme l'acqua, sono 650 ml di acqua con il lievito. Lo faccio sciogliere in acqua. Una volta sciolto il lievito, aggiungiamo la farina, 800 g di semola rimacinata di grano duro e 200 g di farina 00. Amalgamiamo. Aggiungiamo un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva. Poi inizio a impastare con le mani. È vero che con un bambino del genere come ti potrei aiutare mai? O Lo stai facendo. alternative? Amore, zitto, lavora. A questo punto aggiungiamo anche il sale e incorporiamolo all'impasto. Mentre Sebastiano denocciola le olive, io lavoro l'impasto così. Senti, siccome mi viene male qua, facciamo cambio. Ognuno al suo posto. Certo. Vuoi me ne vado fuori? No. Dividiamo l'impasto in due metà, una leggermente più grande dell'altra, la compattiamo. Abbiamo utilizzato poco lievito, quindi ci vorrà un bel po' per lievitare, almeno 6-8 ore. Li teniamo coperti al calduccio, così da accelerare le tempistiche. Tranquilli, non sono trascorse 8 ore e Sebastiano è ancora qui a denocciolare le olive. Simpatico. L'impasto l'avevo già pronto, eccolo qua. Meno male che era solo per noi. Per noi, per oggi, domani, dopodomani. Per gli amici, degli amici. Recupero le patate che lui ha pelato e le taglio a fette sottili. Alla fine di questa ricetta dovrò specificare che nessun Sebastiano è stato maltrattato. Meno male che ci sono le prove. Dopo aver tagliato le patate, le rimetto nell'acqua con il sale, così si insaporiscono e non si anneriscono. Lui si sta occupando dei pomodorini che sto tagliando a pezzetti, io mi occupo della cipolletta fresca. Man mano che prepariamo gli ingredienti tutti a pezzetti, li trasferiamo in una boule. Quindi aggiungiamo cipolla, pomodoro, olive, aggiungiamo anche il macinato di maiale che è stato condito con il pepe nero. Non aggiungerò le patate perché adesso queste vanno scolate e asciugate. Indovina chi se ne occuperà? Nel frattempo io mi occupo di tagliare a pezzi il formaggio. Due scuole di pensiero, per questo sono due. Chi la preferisce con la tuma, io la preferisco col provolone. Io la preferisco col provolone, lui con la tuma, motivo per cui li ho presi entrambi, ne farò metà in un modo e metà nell'altra. Abbiamo quasi tutto pronto, dobbiamo solo condire il nostro ripieno. Aggiungiamo sale, pepe nero. Bravo, amalgama il tutto. Taglia rivestita di carta forno. Distribuiamo un po' d'olio. Aggiungiamo le mani ben bene e schiacciamo. Una volta steso l'impasto, andiamo a ricoprirlo di patate. Una volta distribuito uniformemente lo strato di patate, andiamo ad aggiungere il nostro impasto di carne, pomodori, cipolla e olive. A questo punto mettiamo il formaggio, tuma o provolone. In questo caso io ne vado a mettere metà e metà. Ci siamo quasi, andiamo a distribuire un po' d'olio su tutta la superficie
e andiamo a ricoprire con l'altro strato. Foglio di carta forno, un po' d'olio, si può fare anche col mattarello, ma io i lievitati non li stendo quasi mai col mattarello. Lo andiamo a mettere sulla superficie della scacciata. Facciamo così e guardiamo. Al solito poi eliminiamo l'eccesso dopo. Tiriamo un po' la parte di pasta da sotto e incastriamo i lembi, i due lembi, quello superiore e quello inferiore. Prima di infornare la scacciata vi consiglio di lasciarla riposare a temperatura ambiente per circa 30 minuti, così che riprende un po' la lievitazione visto che l'abbiamo pigiata parecchio. Dopodiché la inforniamo per circa un'ora a 200 gradi centigradi in modalità statica. Eccola pronta la scacciata! Profumino e delizioso. Si dovrebbe fare raffreddare, non si può sformare in questo momento, ma come di consueto noi dobbiamo fare l'assaggio. Per forza. E ci dobbiamo spinnare. Ma non è giusto. Non potevi tagliare una fetta pure per me. Sono certa che questa ricetta la farete e rifarete e rifarete e rifarete. Non è Natale senza scacciata. No, iniziamo bene. Alla prossima! Ciao!